Buonasera a tutti. Io ho l'onore di dire qualche parola, solo qualche parola, circa questa entità che ormai ha toccato 40 comuni, portando l'idea della bellezza in giro. Dietro Giuseppe Ligrani ci sono storie di bellezza, parole di bellezza, suoni di bellezza, sculture. E dietro ciascuna di queste espressioni ci sono storie di donne e di uomini, le quali hanno trovato, incoraggiate a farlo, hanno trovato il modo di esprimere ciò che c'era dentro di loro. Tra poco sentirete Carmine. Che cosa c'è dentro a una persona? Sì, certo, l'esperienza della vita, una storia spesso complessa, qualche volta sofferta, ma c'è soprattutto la bellezza che si esprime con un gesto, con un suono, con una pagina. Tante sono le modalità, ma ciascuna di queste è una finestra alla quale si affaccia l'anima. Caro Van Aert altro non è che un grappolo di relazioni che si arricchiscono in ogni tappa. E Giuseppe Ligrani è un po' come il pifferaio, chi inganna le persone con l'espressione della sua sentita, del suo sorriso, dell'incoraggiamento, della volontà. Poco fa diceva: io voglio che continui. Ecco, quest'uomo dalle inesauribili risorse interiori. Dove lo trovate? Difficilmente lo troverete di fronte alle autorità. Difficilmente lo troverete di fronte a espressioni altolocate. Giuseppe Ligrani è accanto ai bambini, accanto alle persone che in qualche modo hanno bisogno di una spinta per esprimersi. È lì che è Giuseppe Ligrani, questo viandante per le strade di Basilicata ad aggregare idee, ad aggregare bellezze e in qualche modo a dare della Basilicata un'idea diversa. Non è più la terra del silenzio, non è più la terra brulla, non è più il deserto. La Basilicata, così come la rappresenta la mostra itinerante degli artisti di Basilicata, è colore, è suono, è voce, è bellezza. Io mi fermo qui perché tanti altri hanno qualcosa da dire. Non posso non ringraziare tutti gli artisti che danno vita a questa esperienza, ma anche gli animatori, chi porta in giro lo schiaccianoci, chi offre ai bambini la possibilità di giocare con i cerchietti. E tutto questo è un'espressione di umanità che fa di Caravan Art un evento importante. Grazie a tutti e soprattutto grazie a Giuseppe.